compagnia di Daniele Lucchetti, Chiamatemi Francesco, arriverà nei cinema il 3 dicembre. Ho letto che una cosa che l'ha colpita nello studiare questa figura così bella e complessa è che è stato un uomo tutta la vita preoccupato. Sì, credo che poi alla fine è un sentimento in cui tutti noi ci identifichiamo, no? Pensare di non farcela, pensare di essere inadeguati alla vita. E credo che anche Bergoglio, che ha subito nella sua vita che ha vissuto tanti problemi, abbia, soprattutto negli anni della dittatura, che sono stati anni di terrorismo di Stato, si sia domandato qualche volta se ce la faceva o se non ce la faceva. Il mio intento è stato quello di raccontare un personaggio, non tanto di fare una biografia, ma di raccontare un personaggio che ha un sogno da ragazzo, un sogno fortissimo, e che questo sogno ci mette 70 anni per arrivare a compimento. Quindi in un certo senso è un po' come il film che racconta la storia di un eroe qualsiasi, gli eroi sono pochi, ma in questo senso non è indispensabile pensare al fatto che è un papa esistente, realmente vissuto, vivente, eccetera. La scelta degli attori, cioè un giovane argentino per interpretare Bergoglio da giovane, sì. Appunto, e poi invece un attore affermato cileno. Come è nato questo connubio con loro e cosa gli ha detto per farli interpretare un personaggio così delicato, volendo anche, sì. No? Perché, insomma... Ho scelto gli attori perché erano bravissimi. Perché hanno accettato la sfida di trasformarsi fisicamente, di trasformarsi dal punto di vista emotivo, di costruire un personaggio. Ed è interessante rivederli oggi, dopo 4 mesi dalla fine del film, sono tornati in Italia dall'Argentina e vederli ritornati nei loro passi, essere come erano, così diversi da come sono nel film. Io gli ho chiesto non tanto di assomigliare a Bergoglio, ma di cercare di evocarlo, di costruire un personaggio che evocasse una persona che non conoscevamo, e oggi tutti ci dicono che ci assomigliano tantissimo anche fisicamente, ma credo che sia più un fatto di atteggiamento emotivo che li ha trasformati. Tra l'altro, infatti, Sergio Hernandez, che fa Bergoglio da adulto, ha detto: dice, faccio un po' fatica adesso a scrollarmi sì, lui di dosso, dalle spalle, perché è stato un percorso molto profondo, credo, penso, sì. Anteriormente. E che cosa ha scoperto? Nel suppongo, insomma, che ci sia stata profonda l'indagine che ha fatto, no? per scoprire gli aspetti della vita, perché si parla appunto del percorso che Bergoglio ha fatto per arrivare a diventare papa. Ho scoperto molte cose che sono le più interessanti sono nel film, e ho scoperto soprattutto che il percorso di una persona che alla fine della sua vita è felice non sempre passa attraverso la felicità. Ma sono le prove a cui sopravviviamo che ci trasformano e ci fanno diventare più forti, e che mi sembra anche un bel messaggio anche per chi non è cattolico o per chi non gli interessa da questa storia, come si fa a diventare felici, come si fa a seguire un'idea per esempio per tutta la vita. Per rimanere fedele a quell'idea. Eh sì. Non è facile. Sì, sì. Deve essere un'idea un po' collaudata altrimenti. Leggevo una sua dichiarazione. Diceva, prima non credevo, adesso credo nelle persone che credono. Sì, io credo nelle persone in assoluto, e oggi mi fido un po' di più di chi ha fede, nel senso che mi guardo con più rispetto, perché ho visto per esempio cosa è la Chiesa, cosa è la Chiesa nei luoghi della povertà, e quanto illumini le vite nei posti dove la sofferenza è veramente alta. Ha avuto mai... paura, diciamo così, tra virgolette, di un possibile commento da parte proprio della Chiesa, che magari, insomma, non fosse d'accordo, che si interessasse, ecco. Io da un certo punto in poi ho smesso di pensare a come la Chiesa avrebbe preso questo film, soprattutto come l'avrebbe presa Bergoglio. Oggi ci sto ricominciando a pensare. Adesso che il film è finito, dico, questa persona esiste, abita a 500 metri da casa mia. Dice forse. Sì. L'aspetto più innovativo di Bergoglio, secondo lei? L'aspetto più innovativo di Bergoglio è aver preso a guida un testo rivoluzionario e molto innovativo che si chiama Vangelo. Vogliamo invitare tutti quanti a vedere Chiamatemi Francesco? Sì, io vorrei invitare tutti a vedere Chiamatemi Francesco, perché è un film appassionante, è un film che passa attraverso le emozioni, anche la violenza, e che non lascerà fiato lo spettatore. Prossimo progetto? Farò una commedia. Mi rilasserò. Grazie. Grazie a te.